dati online e dati aperti. Le pubbliche amministrazioni possono pubblicare online i dati in vari formati. Fare open data per una pubblica amministrazione significa pubblicare i dati in formato aperto, assicurandosi quindi che questi dati abbiano una struttura ben precisa che ne permetta l'interpretazione e la comprensione anche tramite applicazioni informatiche. Un dato aperto deve avere tre caratteristiche: essere usabile da tutti, accessibile online e quindi disponibile gratis mediante una licenza che ne permette il riuso. Un dato aperto è quindi aperto tale se è indicizzato dai motori di ricerca, se è leggibile da un'applicazione informatica, cioè in un formato machine readable, e se è rilasciato da una licenza open. Ovviamente facendo attenzione che i dati pubblicati siano vincolati e rispettino la privacy. Perché organizzare i dati? L'organizzazione dei dati è fondamentale affinché programmi opportunamente sviluppati ne possano comprendere il significato ed integrarli eventualmente con altre fonti di dati. La strutturazione di un set di dati, quindi da un sistema confuso e disordinato, l'organizzazione dei dati può essere fatta mediante uno schema internazionale sviluppato da Tim Berners-Lee, che è il modello definito a 5 stelle. La prima stella prevede l'organizzazione dei dati in formato non strutturato, quali immagini o PDF scannerizzati. La seconda stella dati strutturati e proprietari, come ad esempio file Excel. La terza stella dati strutturati, quindi ben organizzati ma non proprietari, in formato aperto come CSV e le ODT. La quarta stella, sempre dati strutturati in formato non proprietario ma con l'utilizzo di collegamenti, URI. E la quinta stella, il quinto livello, è quello che viene immaginato per quanto riguarda il linked open data, quindi un insieme di dati collegati fra di loro nella rete.